Ciao a tutti, Gugge, ben ritornati al vostro Andrelink91. Finalmente si torna su Yo-Kai Watch 2 Spiritossi. E beh, è inutile dire che oggi si inizia il paradiso divino. Bene, vi ricordo che questa corda qui serve per andare a affrontare Vokshill nel caso ancora non siete riusciti a ottenere la melma spettrale. Una volta sconfitto si aprirà questa stanza. Si sale, si può andare facilmente avanti e indietro dal primo all'ottavo circolo senza problemi. Dunque, il paradiso divino è una zona completamente nuova. Guarda! È un My Little Pony! Dunque, quello giallo. Oddio, com'era che si chiamava quello giallo? No, perché sono. Non dico che sono un mezzo brownie, ma. Insomma. Conosco i My Little Pony abbastanza bene. Anatema Negasus! Ah, quindi è Negasus quello! Oh, cavolo, non ho clevato. Porca miseria, ho ancora Carnino in squadra. Vabbè, se ci vuole, mazzate. Volevo togliere Carnino prima di cominciare, ma mi ero completamente dimenticato che ce l'avevo. Amoroseo? Ah, è diventato Amoroseo, è vero. L'ho fatto evolvere. No, cioè non l'ho fatto evolvere, l'ho fuso con. Scusate, no, scusatemi, no, qua dobbiamo toglierci da questo impiccio che mi sembra stia andando abbastanza male come inizio. Volevo dire Amoroseo, ho fatto fondere Carnino con lo scettro. Con lo scettro amore, non so, non ricordo. Io per i nomi sono proprio negato, ragazzi. Però le date me le ricordo. Ebbene, anche Negasus è andato. Mamma mia, partiamo malissimo. Primo perché ho Amorosio. Livello 40, beh, insomma. Beh, è bassino. Vedendo quello che è appena successo è basso. Quindi vado un attimo a cambiarlo velocemente e poi torniamo qui sopra. Allora, ero indeciso se mettere Malunian al posto di Amoroseo oppure Lucenio. Così che ho fatto, ho tolto Amoroseo, ho messo Malunian e ho messo Lucenio al posto di Velenombra. Perché Velenombra comunque sia. Eh sì, ok, è uno yokai che è abbastanza forte e buono per il paradiso divino. Ah, questo qua ce l'ho fatto fondere insieme a Negatina. Però, per se devo. Way, si sale addirittura. Però se devo. No, aspetta, voglio vedere un attimo come funziona sta cosa. Però se devo affrontare nemici potenti, preferisco andarci di prepotenza con gli yokai forti. Allora, devo salire. Ah, amuleto epico. Non è male, non è male. Ma dove salgo? Boh, provo uno a caso. Ok, sì, sì, vabbè, senti. Oh, un range assurdo. Non si capiva bene dove prendere. Oddio. Ah, ma ci sono anche altri punti. Possibile che il paradiso divino sia corto? A quanto pare. Oh mio Dio. Ah, lo conosco questo! Kirin. No, aspetta, com'era? Mi dico, mi pare in mezzo. Kirin, è giusto allora. Accidenti. Ma questo è chi? È la nuvola Kinto, quello è. Si è fuso con la nuvola Kinto di Goku. No, voglio affrontarlo. Dovrei essere di livello nettamente più alto, perché quando uno yokai fa il punto esclamativo blu, vuol dire che tu sei di livello un bel po' più alto. E quindi insomma ha paura di te. Invece quando fai punto esclamativo rosso o siete di pari livello o sei più basso o appena appena più alto. 2-3 livelli massimo, 5, toh. Questi dovrebbero essere al 70, credo. Credo siano al 70, forse anche di meno per i danni che faccio. Oddio, per i punti che danno non direi, però non so, sono indeciso, non mi sono informato bene sull'inferno infinito, sul paradiso divino, sì. L'inferno infinito ne sapevo di più perché comunque sì, era uguale allo scorso. E mettendo a confronto. Cos'era quella cosa che ho visto? Qui lì c'è qualcosa. Aspetta un attimo se ci riesco a vederla. Non si è vista bene. E vabbè, dai, andiamo avanti, proseguiamo. Ah, qua da spy ce l'ho. Quindi non ci provo neanche a reclutarlo. Affronto magari Kirin o comunque sia Negasus perché. Vabbè, sono gli yokai che non ho, mi piacerebbe reclutarli e vedere se effettivamente sono utili a qualcosa nella
nella squadra, se possono essere effettivamente utili. Aspetta un po', ma se vado da qui a vederlo non si vede. Però so più o meno dove andare per incontrare quello yokai che sta lì. Che non so neanche se è un boss, se è uno yokai da affrontare così, che gironzola lì, lì in giro. Insomma, ci sono tante cose da vedere. È bello, è bello. Oh. Praticamente è l'inferno infinito, però si chiama paradiso. Nulla di che. Anche la musica è la stessa, se riesco a centrare bene la corda. Magari ci impicchiamo... personaggio. Ok, e no, questo è per prendere lo strumento qui, che è una medicina potente, ottima, ottima. Vabbè, anche sconfiggendo Lethal Dama, insomma, ti dà una medicina potente, i soldi e anche un bel po' di esperienza, se poi ti incanta e c'è super fortuna quando liberi dall'incantamento, sono un macello di punti. Contro Lethal Dama il punteggio più alto che ho fatto, 18.000 punti forse. Perché è altissimo contro Lethal Dama, al livello che ho adesso, fare 15.000 punti, Non è poco. Ma andiamo avanti, prendiamo quest'altra strada. Sinceramente, non ho idea. Oh, cavolo, solo? Accidenti. Beh, insomma, solo no, solo no. Però vi dico la verità. È strano questo posto. Ah, ok, quello lo conosco, ce l'ho. Prendiamo questa corda, saliamo sul filo di luce. Wow, interessante, interessante. Non so perché, ma qualcosa mi dice che stiamo andando male. La strada di prima, porca miseria. No, Andrelink, non lo è, deficiente. Se non è la strada di prima, sti cazzi. L'unica cosa che mi è rimasta da provare è questa qui, allora. Mi sembra che sia fosse l'ultima da provare. Tanto prima o poi ci arrivo là, è inutile perdere le speranze. No, solo uno strumento. Allora, bambola di platino, uè, quanto vale questa? Boh, proviamo. Qui non c'è nulla. No, forse non l'ho presa ancora. No, non l'ho presa, che tonto che sono. Sicuramente quelli che stanno guardando il video hanno pensato prima: sei un coglione, Andrelink, ma avete ragione. Avete pienamente ragione. Qui si scende, c'è un oggetto qua, no. Ah no, forse era solo lui che c'era. Ah, ma lì si va da un'altra parte. Oh, cosa ho visto? Cosa vedo nei miei occhi? Ovviamente qui non si può salvare, ti pareva? Ho voluto comunque sia vedere per esserne sicuro, per avere la... Oh, lì c'è uno yokai boss, lo vedo! Nello schermo inferiore. Ma ci picchia, so anche dove scendere. Qui. Ehi, Ankorat, o meglio, la sua... Oh mio Dio, no, chi è? Contro lui? Ma non volevo affrontare Timon, vabbè. Diamogli un accento strano. Perché Timone, insomma. Volevo andare a vedere un'altra strada, invece no, mi è comparso lui. Ah, è lui, il tizio di San Fantastico, Ankorat. O perlomeno uno che gli somiglia. Ma è completamente diverso, non sembrano neanche parenti. Hai ragione. Beh, veramente sembrano parenti. Perché no? Allora, da un attimo un po' di latte alla frutta a... Alla forte, perché sinceramente sta un po' bassino di energy max. E quanti danni fa? Grazie l'infermiera. Oio il cavolo, tu sei forte. Sì, ma stai calmino. Devi capire che tu devi perdere, devo vincere. Il cavolo. Non gli ho fatto niente. Oddio, lui danni non è che ne faccia enormi. Però io ne faccio pochissimi. Boh, lo attacco in tutti i modi possibili. Con tutti quanti gli energy max che posso. Ah, oh, ti è andata male, bitch.
Ti è andata male, bitch, ma penso che avesse avuto comunque sia lo stesso effetto, perché voglio dire, aspetta, rettiland, ok. Usiamo ogni tanto qualche talismano difesa. Sulle forte. Eh no, proprio quando ho fatto pure io. Non posso usare l'energy max e neanche... Mamma mia. Ah, ora sì, non so cos'era successo. Porca miseria. Aspetta, però. Sì, tu pensi che io faccio morire da forte, mo no? Pezzente. C'è chi dice per 1000 giravolte, lui dice per 1000 balene. Vabbè, penso di vincerla oramai, insomma, sta a metà vita, io sto bello carico. Dovrei attaccare io ora. Perfetto, è andata benissimo. No, 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 non ti azzardare, eh. Non ti azzardare, maestro mio, non ci provare proprio. Accidenti. Linguarmiera, più di prima. Oddio. Beh, insomma, pensavo peggio. Ti tocca, amico. Ti tocca. Ah, ma che dovrebbe incantarmi? Dovrebbe anche togliere il timone, se non sbaglio. O dovrebbe a breve. Linguarmiera la ricarico, che è essenziale. Oh! Distruggete quel timone. Sto cercando di distruggergli comunque sia il timone, perché è impossibile. Oh, vai mo. Ma dice pericolo o terricolo? P di Palermo o T di Torino? Perché non si capisce. Dai, ci siamo quasi, su ragazzi, dai. Facciamo una cosa veloce, dai. A posto, manga, guarda, se non gli davo il lattissimo era meglio il lo forte. Perché all'ultimo gli ho dato il lattissimo, era meglio se non glielo davo. Bene. 26.000, grande. E altri che stanno per salire, la prossima lotta salgono, cioè anche contro uno yokai che trovo così selvatico, tra virgolette. Tra molte virgolette, selvatico. Dunque, io vorrei solo trovare una porta per... Ah, ok, forse da qui si può... Cos'è quello? Sembra un ragno, veramente. Ah, da qui mi fa tornare all'inizio. Beh, oh, meno male. Vediamo un po' come... Ah, li faccio combattere così salgo di livello. Beh, meno male che posso tornare lì quando voglio, perché sennò davvero, cioè, era impossibile ogni volta fare tutta quanta la strada per arrivare lì, che mi ci sono perso per arrivare, dannazione. Però è andata bene, molto bello l'inferno, il paradiso divino, vabbè. Sono appena reduce dall'inferno infinito, dai, scusatemi, dai, vi prego. È andata molto bene, sono soddisfatto. Ammetto che mi aspettavo qualcosina di più dalla squadra, lo ammetto. Forse sono troppo esigente io? Boh. Oh, perfetto, vabbè, mancano Lucenio e Malonian, ma insomma, tutto sommato ci siamo. Amore, oh, lui, felice, ah, io volevo... cosa? Negasus. E va bene. Per ora direi che va bene, quindi qui come sempre vi ringrazio per aver seguito questo video, è l'inizio di una nuova avventura in Yokai Watch, o meglio, cioè l'avventura di sempre, solo che di diverso e che è nuova, ok? In descrizione come sempre trovate i link per Facebook e Twitter, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi, e noi ci vediamo nel prossimo video, bye bye!